Grazie a Canale Sicilia e alla redazione per avermi dato l'opportunità di poter rivolgere gli auguri per queste festività a tutti voi. È un momento di festa, è Natale e quindi come ogni anno, nell'avvicinarsi del Natale, tutti ci ripromettiamo tante piccole e belle cose. E allora io voglio rivolgere a voi il mio augurio invitandovi, porgendovi un invito a una riflessione su quelli che sono i tempi che stiamo attraversando, tempi particolari, tempi difficili, sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto economico-sociale, sotto le varie crisi internazionali che ci sono, sotto l'aspetto umanitario, se pensiamo agli immigrati. Quindi momenti particolari che necessitano di una riflessione particolare e questo è il momento per poterla fare. Quindi un invito a tutti voi, un invito che rivolgo a me stesso, a riflettere su questi aspetti, ma anche un invito a fare qualcosa. È bene che ognuno di noi faccia un gesto, compia un'azione che possa venire incontro a chi ha meno, a chi è in difficoltà, a chi è in sofferenza. Un pensiero particolare agli ammalati, a quanti soffrono, a loro va l'augurio di cuore che possano trascorrere queste festività natalizie con un po' di serenità, una maggiore serenità. E quindi ci apprestiamo a vivere queste festività con questo spirito di festa ma anche di grande riflessione. E se guardiamo oltre, guardiamo all'anno che verrà, al 2018, l'augurio è quello che possa essere un anno prospero, ma non sotto l'aspetto del benessere economico, ma sotto l'aspetto umano, un anno in cui si possa recuperare entusiasmo, si possono recuperare certi valori e certi ideali. E quindi è necessario che ognuno faccia qualcosa. Quindi con l'auspicio e l'augurio che il nuovo anno possa essere un anno migliore di quelli trascorsi. Io rivolgo a tutti voi, gioiosani e non residenti e gioiosani che sono in giro per il mondo, l'augurio di cuore perché possiate trascorrere un sereno Natale e che il 2018 possa essere un anno di serenità, di pace e di goderlo in salute. Auguri a tutti voi.